Ciao amici, siamo prontissimi per mollare gli ormeggi e fare la traversata verso la Corsica. Ma in realtà è stata una partenza falsa. A mio papà sono appena caduti gli occhiali in acqua. Tipo gli occhiali da vista, e ne ha un solo paio. Non vede bene da vicino, quindi GPS e tutto. Adesso prova ad andare a prenderli in apnea. Io sono Giulia e vivo sulla mia barca a vela. Ma in questo periodo ho deciso di mettere alla prova il rapporto con i miei genitori e di navigare insieme a loro sulla loro barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura con me ogni domenica. Non si vedeva assolutamente niente. Non appena mi avvicinavo al fondo, la melma si sollevava tutto intorno a me. Dopo diverse immersioni vane avevo perso le speranze. Meno male che ho fatto quest'ultimo tentativo. Però Giulia non è riuscita a filmare tutto. Devi rifarlo, devi tornare su. Bravo. Adesso te li leghi alle orecchie. Direi che adesso siamo pronti, dopo che gli occhiali sono stati recuperati. Andiamo. Allora, tu stai al timone e io recupero la blu. E la mamma lascia. La mamma ha bisogno di questo. Vai, Lasca. Cazzo, Giulia. Abbiamo installato la randa, aperto il Genoa e spento il motore e facciamo una bella volina. Non sappiamo per quanto il vento ci accompagnerà, però per il momento ce la godiamo. Il tramonto è uno spettacolo, nessuno ha ancora litigato con nessuno, quindi tutto a posto. Il comandante dice che ha fame e quindi è ora che io mostri le mie qualità da cambusiera con la mia insalata di cereali misti. Come cambusiera mi sono fatta un po' attendere. Luce e tramonto erano troppo belli per mettere giù la macchina fotografica o anche solo per abbassare lo sguardo. Mi sono beccata qualche frecciatina per il ritardo, ma nonostante l'attesa, l'equipaggio è parso soddisfatto della sbobba. Buon appetito! Buon appetito! Buona! Complimenti alla cambusiera. Grazie. Veramente allora, buona. Per questa traversata che ancora. Sì. Stiamo navigando a vela, andiamo abbastanza piano, facciamo 2 nodi e mezzo perché c'è pochissimo vento, ce l'abbiamo in poppa. Sono le 10:30 di sera, per il momento siamo ancora tutti fuori a goderci la scia argentea della luna e poi penso che tra un po' inizieremo a fare un po' di turni. Mi piace molto navigare di notte, era una cosa che all'inizio, le prime volte che l'ho fatto, non mi faceva sentire al 100% a mio agio, però adesso sono veramente sicura, tranquilla, so cosa devo fare, chiaramente le condizioni sono ottime. Abbiamo avuto soltanto una volta brutte condizioni di notte, altrimenti è sempre stato tutto abbastanza facile, però mi piace poi vedere la scia della luna, il mare di notte, qualcosa di incredibile. Mia mamma ha preparato un thermos di caffè e quindi adesso possiamo bere il caffè senza doverlo fare.
Ho sonnecchiato un po' fuori in pozzetto mentre mio papà era di guardia e mia mamma si riposava qui sotto. C'era una bellissima luna, poi la luna è tramontata con quel colore rosato, rosso, e poi è uscito un cielo stellato incredibile. Il cielo stellato quando si naviga di notte e dopo che è tramontata la luna è una cosa indescrivibile, ti fa sentire veramente piccolo e insignificante, immerso nella natura. È un sentimento bellissimo. Adesso io e mia mamma stiamo fuori per il resto della nottata e mio papà verrà a riposarsi qua sotto. Abbiamo avvistato terra, Capo Corso, la Corsica, e abbiamo anche avvistato dei delfini, però non si sono avvicinati purtroppo. Si vede che i delfini corsi non sono socievoli come quelli siciliani. E adesso il sole sta sorgendo, proprio adesso. Secondo me, che sono la cambusiera tanto acclamata, sarebbe ora di fare una prima colazione. Però qua mi dicono che bisogna aspettare fino alle 7, adesso sono solo le 6:10. Sono appartata un po' qui per parlarvi un po' di come sta andando con i miei genitori. In realtà sta andando bene, so che guarderanno questo video, quindi non è che posso proprio... Si stanno comportando bene, mi ascoltano, fanno i bravi, pensavo peggio. No, in realtà non è che ho mai avuto problemi con i miei genitori, siamo sempre andati d'accordo, però noto che crescendo comunque un rapporto solido come quello che noi abbiamo sempre avuto si rafforza, si fortifica, si trasforma, e per me è diventato qualcosa di meglio adesso che comunque non vivo più con loro, vivo lontano da loro, però quando li vedo, quando passo del tempo con loro è veramente speciale. Siamo solo alla prima traversata, ci sono ancora 3 settimane praticamente, quindi ho tempo per cambiare idea, però per ora sta andando bene. Bello, un po' di vela. Adesso faccio i panini, sono stata autorizzata a preparare la colazione che saranno panini. Ma voi cosa pensate di fare? Porto o rada? Adesso vediamo. Adesso dobbiamo vedere l'aggiornamento delle previsioni, perché fare rada dobbiamo capire la direzione del vento per la notte. Tendenzialmente volevamo andare in rada, però decidiamo quando avremo un aggiornamento più dipende tardi. Anche se in porto c'è il posto. È arrivato il momento di stare la bandiera di cortesia della Corsica, perché siamo quasi arrivati.
ancora deciso se stare in rada oppure se andare in porto, perché c'è un po' di vento. Chiaramente in porto si dorme un pochino più tranquilli perché non c'è nessun tipo di preoccupazione per l'ancora. Però in rada dall'altro lato si è più in mezzo alla natura, si può fare il bagno. Non so, preferisco la rada, ma penso che esprimerò questa velata preferenza e poi quello che deciderà il comandante andrà benissimo. Nella Corsica c'è un vento predominante da ovest, invece sulla costa est da sud-est, quindi contrario alla nostra direzione. Se questa notte ci fermassimo in rada, però su Capo Corso, siccome è molto stretto, il vento dominante è quello che arriva da ovest, quindi saremo molto protetti. Macinaggio, le rade, le prime rade che ci sono lì. Sì, perché poi dopo. Il vento che arriva da ovest non è che fa il giro esattamente della costa, No, sale su quelle colline e poi ci arriva abbastanza rafficato sulle rade. Impegnati in queste considerazioni, ci siamo lasciati trasportare da Margarita fino alla costa corsa. Abbiamo superato Capo Corso e l'isola Giraglia, nota ai velisti per via della famosa regata Rolex Giraglia. Man mano che navigavamo, i colori e le forme di questa terra nuova mi affascinavano sempre di più e mi facevano pregustare il sapore delle settimane che vi avrei trascorso. Pochissime costruzioni, quasi nessuna traccia pesante del passaggio dell'uomo, solo scogliere scolpite dal mare e macchia mediterranea modellata dal vento. Ma allo sguardo attento non sfuggono gli indizi delle scorribande del passato. Qua e là, come piccole gemme lungo la costa, ecco le torri di avvistamento in rovina, reperti di una storia antica che narra di leggendari pirati saraceni e dei tentativi delle potenze mediterranee di respingerli. Fatto tutta vela, quindi andiamo qua, andiamo a vedere. È anche carino qua come contesto. Sì. C'è una baia molto carina qui dove volevamo dare ancora, però dove c'è sabbia è già tutto occupato, quindi andremo un po' più avanti davanti al porto, vediamo se possiamo dare ancora lì, altrimenti entreremo in porto. L'altra baia era piena e nessuno dei tre aveva particolarmente voglia di andare in porto, abbiamo deciso all'unanimità, quindi andiamo bene, di venire a dare ancora qui. Abbiamo dato ancora, abbiamo trovato un posticino che andasse bene per noi. Qui c'è la città di Macinaggio con il porto e qui c'è questa baia molto carina. Questo è uno degli ultimi posti su sabbia, basso fondale, non troppo vicino alle rocce. Sembra che l'ancora abbia preso, l'acqua è cristallina, bellissima. L'unica cosa è che è veramente pieno di meduse, cioè ce ne sono tantissime, la barca è circondata dalle meduse, quindi sono un po' indecisa se scendere in acqua o no. Ho il mio mutino della Cressy, ma non è una muta intera, quindi non so, non saprei. Potrei mettermi un paio di leggings e magari una maglia sopra, però poi devo lavare tutto, non so. Devo procurarmi una muta intera. Adesso mettiamo fuori il pannello solare che tiene le batterie a un livello di carica ottimale e poi ci rilassiamo. Avrei voluto gonfiare gommone, SUP, magari scendere a terra, andare a fare una camminata qua, o magari volare il drone, queste cose qua. Però i miei genitori si sono riposati, giustamente. Io mi sono riposata un po', poi ho lavorato un pochino al computer, sistemato un po' di video. L'intenzione è quella di partire presto domani mattina, quindi anche se si vogliono fare tante cose, anche se volevo fare tante cose, devo rispettare il resto dell'equipaggio e il fatto che tutti ci dobbiamo riposare, tutti ci dobbiamo godere la vacanza. Però adesso mi faccio un bagno, le meduse sembrano sparite, mi tuffo, vediamo, e se mi becco una medusa, pazienza. Meduse? No? No. L'acqua è veramente uno spettacolo, meritava snorkeling, cioè si vede il fondo da qui, ci sono 6 metri, si vede proprio ospedo, le ombre sulla sabbia, i pesci, bellissimo. Però domani partiamo e penso che raggiungeremo posti in cui sarà altrettanto bella, quindi per oggi si salta.
Abbiamo appena fatto un po' una brutta scoperta. Noi adesso siamo qui a Macinaggio e l'idea era quella di scendere lungo la costa est della Corsica, scendere velocemente e poi esplorare la parte sud-est, dove non siamo ancora stati. Preparandoci per la traversata di domani, quindi per tagliare un po' tutta la parte noiosa della costa est, abbiamo scoperto che recentemente la maggior parte dei porti della costa est ha dei problemi, cioè un porto è chiuso, nell'altro porto ci sono dei lavori e quindi non ci sono praticamente posti al transito, e questo crea un po' dei problemi per il nostro piano vacanze. Vedremo come andrà a finire, perché le opzioni sono tre: o andare comunque, però è un pochino rischioso, nel senso che se viene brutto tempo poi non abbiamo un porto in cui rifugiarci, o, e questa è l'opzione che preferirei io, ritornare un po' sui nostri passi intorno a Capo Corso, al dito della Corsica, e scendere lungo la costa ovest, dove ci sono porti, rade. Io non ci sono mai stata e quindi mi piacerebbe tanto andare lì. I miei genitori non sono proprio di quell'idea, perché spesso lì ci sono perturbazioni, si rimane bloccati lì in una burrasca per diversi giorni, poi non ci si può più muovere, e temo che loro vogliano tagliare verso l'arcipelago toscano da qui, e io veramente non ne voglia, proprio non ci voglio andare, perché siamo andati all'isola d'Elba un miliardo di volte e basta, cioè io 3 settimane all'arcipelago toscano ancora, per quanto sia meraviglioso, ma ho bisogno di una pausa di almeno un paio d'anni, cioè le ultime vacanze in barca le ho fatte lì. Scopriremo insieme la sorte di questa crociera nel prossimo episodio. Io per adesso vi saluto e vi abbraccio forte. Intanto, discutendo delle sorti della vacanza, ci siamo goduti la prima notte in rada, circondati dalla natura e sotto il manto stellato della notte. È vero, le mie preferenze e le mie aspettative per questa crociera, ma alla fine sono grata già solo per il fatto di essere insieme ai miei genitori, qualunque sia la nostra rotta.